siamo qui al Teatro Argentina a Roma. E mi ricordo Luigi Vannucchi, mio padre, accoccolato sotto il palchetto di proscenio con un pacco di fogli in mano e una penna con la piuma, mentre interpretava il Duca del Misura per Misura, che fece questa sorpresa a Squarzina perché si era gli piaceva pensare che il personaggio del Duca fosse un alter ego di Shakespeare, e quindi aveva indossato un orecchino perché c'è un famoso ritratto di Shakespeare con l'orecchino, e poi aveva avuto questa idea appunto di, mentre si svolgeva la scena di Angelo, Isabella, adesso non ricordo, di far entrare l'autore come se stesse prendendo appunti per, e quindi poi ci fu questa interessante confronto, non discussione, non è giusto dire discussione, fra lui e Squarzina, perché mio padre sosteneva questa cosa e Squarzina non era tanto d'accordo, e quindi fra regista e attore, giustamente. Ma soprattutto fra due intellettuali. Esatto. Lo spessore, diciamo, del confronto era molto molto interessante. E tu eri qui, probabilmente su questa poltrona dove sei adesso, che ti stavi godendo queste sì, prove. Le prove, perché io, dopo che i miei genitori si sono separati, vivevo a Milano con mia mamma e ogni scusa era buona per raggiungere mio papà in tournée, e quindi se era a Roma, come in quel caso, perché aveva le prove del nuovo spettacolo, venivo qui oppure lo raggiungevo in tournée, e quindi molte città italiane per me sono legate, oltre ai miei ricordi, a quelli con lui. Torino, Padova in particolare, Firenze, insomma tante città italiane. E poi ho recitato anch'io in questo teatro, e quindi appunto, come ti dicevo prima, si sovrappongono e si impastano le memorie e gli affetti. La mostra si compone di pannelli che hanno ovviamente dei temi, si parte dall'accademia per poi andare ai vari spettacoli, alle varie sinergie, insomma, De Bosio, sì, il teatro di Torino, Genova, l'Amleto con Gassman, e quindi gli anni che è stato con Ardenzi e Gassman, in compagnia, eccetera, e poi Gli Associati, che è stato un periodo importantissimo della sua carriera teatrale, che poi era una scelta anche probabilmente un po' hanno precorso un po' troppo i tempi, perché io mi ricordo questo Otello meraviglioso del 1970 in cui lui faceva Iago e Fantoni Otello e Valentina Fortunato Desdemona, che era veramente molto avanti, cioè aveva un'altra marcia rispetto a quello che si vedeva in quegli anni, no? Strano Interludio, un altro, sì, spettacolo pazzesco, dove c'era proprio una, insomma, erano delle belle teste, diciamo. Però il cinema era, poi lui ha avuto delle esperienze pazzesche con il cinema, perché lui ha lavorato con Rossellini, ha fatto Anno 1, film che non ha avuto successo, considerato dalla critica no perché, dal pubblico no perché. In che anno? Te lo ricordi? 77, sì, potrei dire 76, potrei sbagliarmi, però non mi ricordo. Quelli sono gli anni, sì, comunque. E, ha lavorato con Kalatozov nella Tenda Rossa, che tu hai visto stamattina, sì, in televisione, passata da qualche canale satellitare, e con Losi nell'Assassinio di Trotsky, mm-hmm,
Quindi ha avuto esperienze importanti, ha partecipato poi a qualche spaghetti western che allora praticamente credo che Sì, ogni attore ci sia passato. certo. E, però gli è, cioè, è rimasto questo, questo desiderio di entrare nel cinema magari con... E ai tempi anche mi ricordo c'era questa cosa che se uno era un attore molto televisivo era difficile che Sì, riuscisse certo. a fare cinema. E quindi e da lì poi nacque anche il Vizio Assurdo, che è il, Sì. lo spettacolo tratto dal, cioè scritto da Laiolo e Fabbri, tratto dal libro, dal Sì. romanzo, diciamo, romanzo insomma, dal saggio, e, che ripercorre da un certo punto di vista la vita di Pavese. Ci sono state migliaia di polemiche, lo sai, soprattutto con la Ginsburg, il Sì. Teatro Stabile di Torino non permise allo spettacolo di debuttare lì, quindi lo spettacolo debuttò a Padova, che era una cosa un po'... Come mai non ci fu questa censura da parte Perché la dello Stato? lettura che nel testo veniva data di Pavese, la lettura o il tratto che veniva usato per raccontare la figura di Pavese non era condiviso ma da molti intellettuali che erano anche stati amici di Pavese, con la Ginsburg in testa. Per esempio ho letto una cosa della Ginsburg che dice che è rappresentato solo come un nevrotico, poi c'era questa cosa delle donne che sembrava... Io non sono in grado sinceramente di dare una valutazione, non sono così appassionata di Pavese per poter esprimere un giudizio, diciamo, però secondo me... Lo spettacolo invece ha avuto, a parte che è stato in tournée tipo 4 anni, sì, cioè 5 certo. anni, una cosa incredibile per allora, e veniva continuamente richiesto, perché anche le scuole, mi ricordo, no? Cioè, c'era proprio... E, quindi dicevo, io non sono in grado di dare un giudizio, per carità, personale, approfondito, perché non ho... però secondo me non è... Io credo che, per esempio, di quello che ho letto della Ginsburg, che credo che lei fosse troppo amica di Pavese per essere obiettiva. Sì. Troppo legata alla figura di Pavese per essere obiettiva su un lavoro che comunque tratteggiava Pavese in modo commovente, perché io la prima volta che venni allo spettacolo, nella scena in cui lui rimane da solo in sezione a parlare... e gli spengono le luci e rimane con una pratica, io mi misi a piangere e avevo 12-13 anni, perché l'interpretazione era veramente straordinaria. Certo. No, io quello su cui mi piacerebbe indagare è perché sia così poco ricordato. Sì. Cioè io vedo programmi che parlano, adesso quest'anno sono 60 anni della televisione, sì. Mi è capitato di vedere proprio apposta dei programmi, no? Dove si parla eccetera, così non ci sono mai spezzoni di cose di mio padre, non viene mai nominato, non viene... Questo mi piacerebbe. Secondo te questa è una censura postuma su quello che è stato l'epilogo della vita di tuo padre? Sì, sicuramente c'è un imbarazzo, come dire, ogni volta che... Però, per esempio, Giancarlo Governi faceva una trasmissione che si chiamava Ritratto d'autore, sì. e ne fece uno anche a mio padre. Proprio bello. Cioè ben fatto, ben ricostruito, ben... perché poi la volontà sarebbe sempre quella di far conoscere questi attori, perché io dico sempre che la sua mostra non è solo su di lui, perché certo. Chiaramente in ogni cast che tu vai a leggere sono 30 anni di spettacolo italiano, no? E appunto Governi ha fatto una bellissima, basterebbe prendere un pezzettino di quella, sì, anche certo. per toccare, come dire, l'argomento volendo in modo...
corretto, delicato, come vuoi. Certo. Invece no, non lo so. Anche se ritengo che oggi parlare di televisione in termini di correttezza e delicatezza mi sembra un po' difficile. E quindi un atteggiamento di questo genere, stando così com'è la televisione oggi, è veramente molto difficile da comprendere. Sì, io ti ripeto, cioè, rispetto a quello che mi hai chiesto tu, no? Cioè, quando fu mandato in onda in Vizio Assoluto, ecco dove avvenne. Sì. Perché per la gente lui si era ucciso, ti dico, ma veramente neanche una settimana prima, e hanno mandato in onda Il Vizio Assurdo, dove lui in scena, cioè io me lo ricordo, ero seduta vicino a mia nonna, sua madre, che nel momento in cui nella scena finale del Vizio Assurdo lui prende le pillole, ovviamente crollò. Sì, cioè, è chiaro. Quindi per questo quando tu mi hai detto voleva essere un omaggio, ho detto spero, perché